riprendiamo il tema della gioia di cui il Vangelo ci ha detto qualcosa domenica scorsa, qualcosa di profondo. Intanto la gioia di Dio quando qualcuno ritorna a Lui. E questo lo possiamo meditare anche col versetto 7 del capitolo 15 di Luca, quando si dice: c'è più gioia in cielo per un solo peccatore che si pente che per 99 giusti. È un'espressione parabolica per indicare la gioia immensa di Dio quando uno dei suoi figli ritorna a lui. Ecco, Dio è il Dio della gioia, fonte della felicità autentica. E in questa parola però c'era chiusa anche una nostra vocazione nascosta. Non solo partecipare alla gioia di Dio quando vediamo qualche cosa di bene in noi o negli altri, bensì anche vivere per essere la gioia di Dio. Questa è una espressione che può riguardare la nostra vocazione profonda. La nostra vocazione profonda, a che cosa Dio ci chiama? Essere la sua gioia. Quando due persone si vogliono bene, questo viene quasi spontaneo, non solo di donarsi l'una all'altra, ma di essere la gioia della persona amata, essere la gioia di Dio. Questa è una cosa bellissima e ti invito a sperimentare. Oggi, quanto è bello questo, facendo le cose e dicendo: Signore, voglio essere la tua gioia, faccio questo per essere la tua gioia. E questo diventerà proprio una cosa bella per Dio e anche una luce per te, diventerà una luce per te per capire meglio ciò che a Dio piace nella tua vita, nella tua condotta e ciò che non piace. Vedrai che con questa prospettiva si accende nella tua coscienza una luce che ti fa capire se un certo modo di parlare, di agire, eccetera, è gradito a Dio oppure no. Ecco, e svilupperà la parte profonda della tua vita, che è quella di essere sempre più la gioia di Dio. E per questo ti benedico. Il Signore sia con te. E con il tuo spirito. Padre Santo, ti ringrazio perché ci dai ancora un giorno da vivere sulla terra in preparazione alla vita divina, alla vita del cielo, alla vita definitiva. Ti ringraziamo perché la tua parola ci fa capire sempre cose nuove e belle. Aiuta i tuoi figli a camminare nella vita per diventare di più la tua gioia. E per questo li benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Voglio aggiungere una cosa che mi viene in mente adesso. Questo vivere per la gioia di Dio è una medicina spirituale che è capace di guarire uno dei difetti, diciamo così, dei limiti più forti della cultura moderna, che tende a incentrare la vita su ciò che piace a me, ciò che mi piace, ciò che mi sta bene, ciò che è importante per me. Questo è un criterio che ci imprigiona in noi stessi e ci tarpa le ali nell'amare. Invece noi siamo per Dio e per gli altri, siamo per la gioia di Dio e dobbiamo imparare a valutare le cose non per la gioia e il piacere che danno a noi personalmente, direttamente, ma per la gioia che danno a Dio. E di riflesso sboccerà la parte profonda di noi stessi, il senso della vita. Per questo, vi auguro proprio che possiamo insieme, esercitarci in questo. Poi stasera faremo la scuola di preghiera, cominceremo alle 21:15, per ora alle 21:15 faremo un approfondimento delle ultime grandi cose che il Signore ci ha dato in queste settimane. Buona giornata.